Vediamo se a questa distanza, un po' di voce, senza tante vicinanze col microfono, vedo già da segni che arrivano dalla sala d'approvazione con volume giusto. Ma io vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio come voi avete ringraziato me, e senza ipocrisie, è un ringraziamento che mi prendo, come io ricambio. Premesso anche voi dovete prendervi il posto, perché sono venuto da quando sono assessore ad Ostia 11 volte e ho fatto il conto, diciamo, e in una quasi 50 occasioni ho fatto sopralluoghi su tutta la costa laziale, quindi non vi voglio fare queste premesse con atteggiamento trionfante, posso dire anche stucchevolmente pomposo e narcisista. A queste, vi dico perché però, a queste sopralluoghi sono seguiti o sono stati insieme a questi sopralluoghi anche abbinate tante occasioni di incontro in assessorato, con le rappresentanze di categoria, delle istituzioni, della vostra stessa realtà, sia in audizione sia in assessorato, quindi diciamo che se in genere si fa premettere ogni rapporto e ogni interlocuzione con la politica delle istituzioni, cioè con chi ha delle responsabilità pubbliche, dal concetto, sì, però siete troppo distanti dalla realtà, non conoscete le cose, dovete conoscere sul campo, dovete ascoltare, beh, sinceramente credo invece che noi la conosciamo, abbiamo dimostrato capacità d'ascolto, di presenza sui territori e poi pure di soluzioni. Adesso vediamo se vanno bene o no. Manteniamo aperta una fase di concertazione e di incontro delle diverse ragioni, però vengo con la coscienza un po' leggera, non dico serena perché diciamo, dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio, di aver fatto seguire al sopralluogo la conoscenza dei problemi e delle proposte di soluzioni strutturale e non puntuale, all'interno delle quali, della quale però, soluzioni strutturali all'interno delle quali abbiamo inserito la capacità di rendere operativi, di renderci operativi attraverso alcuni interventi puntuali. Lei mi faceva una domanda rispetto al recovery. Io ci arriverei dopo, per due ordini di motivi. Il primo è perché alcune condizioni della filiera del ricovero non sono ancora chiare, come è strutturato, come cade sui territori, in che rapporto con le istituzioni, quali esigenze pianificatorie contempla, una serie di cose bisogna vedere che, a quali azioni verrà destinato, e quindi diciamo sì, grande attenzione, però dobbiamo pure capire come funzionerà in sintesi. L'altro tema è perché non partire invece da quello che noi non faremo, ma che stiamo facendo o che è parzialmente realizzato. Questo esporrà, diciamo, questo mio intervento, magari a delle soddisfazioni, a delle perplessità, a delle contrarietà, però sono fatti. Poi su questi fatti possiamo trovarci d'accordo, mantenere, dicevo, delle perplessità, delle curiosità, delle differenziazioni scientifiche o di conoscenza in merito alle soluzioni adottate, però tutto si può dire meno che non siano fatti, cioè che all'attenzione e all'ascolto siano seguite poi delle soluzioni. Quindi io partirei da questo, ma veloce veloce, perché se mi metto a parlare, non mi posso mettere a parlare di tutti i 53 interventi, diciamo, che noi abbiamo programmato, no, che abbiamo programmato, che abbiamo in corso rispetto a quelli programmati, stanno in turno e montato, diciamo, su tutta la costa laziale. Però stiamo parlando del 10° municipio, stiamo parlando di Ostia e appunto su questo faremo una parte. Poi arriverò, vorrei partire dal punto concreto, poi la soddisfazione di ragionare un po' su alcune questioni che avete posto, anche un po' dal punto di vista, vogliamo, di cultura politica, di, diciamo, di riflessione sul mondo, no? Noi abbiamo approvato a febbraio del 2019 una DGR. Questa DGR pone le premesse.
Varese per una nuova efficacia dell'azione regionale di difesa della costa, per rispondere a un'esigenza che dal marzo del 2018 ho cominciato a raccogliere suggestioni, assessorato, sia io personalmente, delegazioni, collaboratori, cioè l'esigenza di ragionare sulla difesa della costa in maniera integrata e sinceramente di azioni integrate, cioè guardare la costa non nel momento, dal momento in cui finisce l'ultimo granello di sabbia e comincia il mare, ma da tutto quello che incide sulla sua dinamicità, sulla natura, diciamo, delle sue confini, delle sue ritrazioni, dei suoi avanzamenti. Perché la costa è come un po' il vestito, cioè, che ci mettiamo sotto il vestito, cioè se ci va largo, ci va stretto, la colpa non è del vestito, ho perso qualche etto, ho messo qualche chilo, insomma dipende da come ci alimentiamo, se facciamo sport o no. Io così un po' l'ho vista, tutto un organismo vivente in evoluzione, su quale incidono i fiumi e come ci arrivano, come si mettono in mare, i canali, come arrivano dei fiumi o come stanno in relazione con la costa, le urbanizzazioni, cioè come l'azione dell'uomo, non solo quella che già c'è, che è frutto di migliaia di anni di insediamento, ma quella che è programmata sulle infrastrutture, sui porti, sugli strumenti urbanistici territoriali, insomma è una cosa complessa. E tutte queste cose, se un porto si insabbia o no, se una foce di un canale si insabbia o no, con quale frequenza e con quale conseguenze, tutte queste cose fanno, diciamo, la modifica della morfologia della nostra costa. Quindi c'è un tema di erosione che è naturale e che viene da mare e può essere accentuato di volta in volta anche in corrispondenza di fenomeni sempre più ricorrenti e sempre più localizzati, mi sembra, nel cuore dell'autunno, diciamo, ma con delle punte poi che arrivano alla fine dell'inverno e quindi e poi con delle eccezionalità che stanno pure nel cuore del periodo dell'estate, no? Però diciamo sono tre o quattro periodi all'anno molto critici, che possono comportare, al di là di un'azione ordinaria, anche quelle bombe, diciamo, per le quali il mare si porta via molto più di quello che si portava via qualche anno fa, un po' perché c'è molto di più di quello che c'era qualche anno fa, un po' perché è molto più vicino al mare, un po' perché c'è un tema climatico che è sotto gli occhi di tutti. E poi c'è le ragioni, ci sono le ragioni per le quali una costa si muove, cambia i suoi connotati, che non sono legate all'azione del mare, ma sono legate all'azione, diciamo, di tutti gli altri attori naturali o antropici che stanno alle spalle di questa costa. E quindi tutto quello che ho detto prima, le reti idrauliche, e tutta una serie di cose, insomma, senza che le stiamo troppo a decifrare. Quindi noi abbiamo riordinato tutti gli interventi e i finanziamenti, mette a punto una strategia e garantiamo una disponibilità finanziaria per i piccoli interventi di urgenza che ora sono l'eccezione, non sono la regola. Perché però devono essere tenuti in considerazione? Perché noi dobbiamo pure capire che dobbiamo ragionare sì su dei modelli. Come vogliamo che funzioni un settore? Come vogliamo che si incida su un particolare problema? Come vogliamo addirittura indirizzare alcuni, diciamo, l'umanità su alcuni fatti specifici, ed è un fiorire di interessantissimi convegni, e io non dico minimizzare, sono interessantissimi, cioè riflettere sul mondo nel quale stiamo, in diversi settori, e capire man mano che progredisce la scienza e le capacità tecnologiche come incidere sulle cose che non ci stanno bene è fondamentale. Tuttavia poi c'è il reale che corre a una velocità grande e rispetto al quale noi dobbiamo dare delle risposte, altrimenti rischiamo che, diciamo, tutte cose giuste, cioè se ci fate caso anche oggi, no? Ma succede, non è che chi parla l'ultimo c'è questo vantaggio, perché è chiaro, posso portare sintesi alcune. Ci dobbiamo dare l'economia del mare, perché è una grande industria, dobbiamo creare il lavoro, produrre nuova occupazione, continuare a radicare gli investimenti nell'economia del mare, grande attenzione all'impresa.
però non lo dobbiamo levare la posidonia. Dobbiamo fare una serie di azioni, non lo dico, velocizzando, non banalizzando, dobbiamo intervenire subito e immediatamente, perché questo è un problema grande, però generato dagli stessi che adesso dovrebbero risolvere, cioè gli esseri umani, fondamentalmente aggravato. Insomma, ci sono dei temi che in qualche modo alle volte rischiano, se rimangono modello, di contraddirsi. Io dico che noi dobbiamo tenere insieme invece l'urgenza di mitigare l'erosione costiera, che non è annullabile in nessuna forma, e lo hai detto molto precisamente, hai detto l'evidenza, però vale la pena di soffermarsi su questo, e allo stesso tempo sapere che noi non siamo solo dei preservatori dell'ambiente naturale così come era prima della comparsa dell'uomo, dei recuperatori dell'ambiente così come era, se, rimanendo, diciamo, modificandosi solo per l'iniziativa della natura. Siamo pure delle persone che devono amministrare una comunità di 5.800.000 persone, con le imprese, con le esigenze del turismo, con le esigenze del pubblico esercizio, delle amministrazioni locali, degli esseri umani, del mercato privato, ma allo stesso tempo con un'attenzione. Tutte queste cose stanno tutte insieme mentre noi parliamo, quindi bisogna anche, diciamo, mantenere degli spunti di concretezza che però debbono convergere, confliggere il meno possibile o per niente con un'idea di azione integrata e di mitigazione della costa. Quindi oggi non vi parlo di questi 53 interventi in corso, però noi abbiamo 6 interventi in questo momento in corso nel vostro territorio, in corso o appena conclusi. Quindi ad oggi noi parliamo di 5.500.000 di euro, che adesso definirò brevemente, così che tutti possiate trovare riscontro a quello che dico, con una risposta che va, diciamo, dal porto turistico, quindi la parte nord del municipio, fino a estendendosi per una rilevante parte del territorio municipale, che sulla base degli studi effettuati, che sono alla base della progettazione che poi viene mandata a gara per essere eseguita, diciamo, non produrranno effetti collaterali così come pianificati. Poi, cioè, chiaramente dobbiamo anche partire da qualcosa, come l'erosione ad esempio sotto frutto, che è stata tanto e giustamente citata. Come sapete, poi oltre a questo avevamo previsto 5 milioni di euro di investimenti, avevamo previsto un progetto per la realizzazione di 8 pennelli e un cospicuo ripascimento, al quale anche in seguito, diciamo, a una serie di osservazioni pervenute da alcune imprese balneari, ma questo è un dato noto, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale c'è stato un parere negativo della riserva di Castel Porziano con delle motivazioni non superabili. Ora, pure qui, magari, cioè, tanti di voi si stanno mozzicando la lingua in questo momento, no? Vorrebbero dire no, secondo me a un certo punto non sono superabili. Diciamo che uno deve comunque dire devo agire, ma devo tener conto del fatto che non sono superabili, altrimenti continuo a fare della teoria. La teoria è affascinante, a un certo punto però deve essere ridimensionata nel campo della possibilità di un intervento, e quindi noi abbiamo deciso di mantenere quell'investimento dal punto di vista dell'importo finanziario, ma di impiegare le soldi diversamente. Ora voi dite come? E qui entra in ballo un pezzo gran parte di quello che ci avete detto oggi, che ho ascoltato oggi, in diversi punti. Il primo, le ulteriori risorse sulle quali potremo contare, dovute ai temi e agli strumenti di finanziamento che avete citato, ma anche ad un investimento che la Regione Lazio ogni anno sta facendo sempre più forte, perché si è dotato degli strumenti di programmazione. Cioè, se mette 5 milioni di euro più o 10, li mette con un, diciamo, obiettivo, ecco, abbiamo incaricato tra l'altro Matera, la redazione del piano integrato di difesa della costa, che ci dà la dimensione del, immaginatevi una carta con i pallini rossi e ogni tanto se ne spegne uno e diventa un pallino verde, diciamo, in una, la dimensione organica e totale degli interventi, cioè quello che andiamo a fare lo andiamo a fare
spuntando una delle previsioni della nostra pianificazione più generale, sapendo che quell'azione è integrata con quella che partirà 3 mesi dopo, diciamo con una logica che le vedrà non confligge. Quindi, diciamo, destineremo comunque al tratto di Ostia rimasto ancora da coprire, un ambito ambientalmente così delicato, appunto, e sarà non solo Roma Tre a dirci come farlo, che mediante che è questo l'incarico che noi abbiamo predisposto e avviato da tempo, ma anche mediante nuove tecnologie. Oggi avete parlato di Tecnomif, avete parlato, diciamo, di una serie di suggestioni, dall'altro molto ben precisate. Nell'ultimo intervento Antonio ha parlato di necessità di concertazione. Ecco, facciamo in modo di darci un tempo, perché se no un tavolo è pure un'operazione rischiosa. Apriamo il tavolo. Il tavolo ci deve avere un inizio e una fine. Non deve essere 2 anni di tavolo, devono essere 2 anni di tavolo. Devono essere 3, 4, 5 mesi, nei quali le evidenze scientifiche, il lavoro dell'università, una serie di audizioni e di relazioni anche, non solo audizioni, di relazioni con diversi, diciamo, soggetti istituzionali, associazioni, mondo scientifico della ricerca, ci permettono di dire su questo importo residuo facciamo una scelta che convinca il territorio in termini scientifici, in termini di programmazione, in termini di valore territoriale, di economia, e che, diciamo, può trovare un robusto, ecco, blocco di sostenitori che sono convinti soprattutto per il fatto che ci hanno messo un po' bocca su come realizzare. Chiaramente, come tutti i processi democratici, va organizzato, che se no diventa il lotto napoletano del XIX secolo, no? Dobbiamo fare una cosa ordinata. Io vi ho parlato di 6 interventi, ce ne sono conclusi e ce ne sono in corso, 2 sono conclusi. E stiamo parlando di alcuni oggetti, li chiameremo oggetti, di rifacimento, manutenzione delle opere esistenti, movimentazione di 15.000 metri cubi di sabbia per il rifacimento a Levante del canale dei pescatori, ciascuno di voi potrà dire, ma lo sappiamo poi come si finisce o come si rischia di finire questi interventi, poi lo so, però io vi sto dicendo quello che abbiamo fatto. Dopodiché quello che abbiamo fatto ci aiuta anche a capire in maniera dinamica, perché lo strumento è il piano integrato di difesa della costa, come è la costa, è uno strumento che deve essere dinamico, perché noi possiamo fare delle previsioni, tra l'altro, diciamo, tendenziali, ma mica sapremo nel dettaglio se quelle tendenzialità rispetto ai cambiamenti climatici si svolgeranno su una parabola lineare e prevedibile, oppure avranno degli aggravamenti. Questo non possiamo, non è dato a noi saperlo del tutto, diciamo, al di là del modello scientifico. E poi l'intervento per 400.000 euro, e poi l'intervento, stiamo parlando di GR74, più piccolo, di 90.000 euro, con rifacimento ricostruttivo. Anche qui però, rifacimento ricostruttivo con la ricollocazione delle sabbie depositate sull'argine destro del canale dei pescatori, insomma, una movimentazione anche discreta, quasi 8.000 metri cubi di sabbia, che poi è stato utilizzato per il rifacimento a Levante del canale dei pescatori utilizzando i fondi regionali impegnati. Quindi abbiamo cominciato a dare sistematicità a quel principio che è scolpito nella difesa della costa, che dice: uniamo la necessità di sinsabbiare i canali, di renderli liberi per permettere l'acqua di fluire meglio, oltre che per un fatto, diciamo, economico, e quindi di ristabilire un rapporto continuativo e naturale tra quello che arriva al mare e quello che il mare, diciamo, recepisce, con la necessità di recuperare gli sedimenti per operare, diciamo, con la ricostituzione attraverso il rifacimento delle coste. Poi ci sono degli interventi in corso, questi interventi in corso sono 4, di questi interventi io vi do i dettagli, mi sono portato pure le delibere, perché poi tra parentesi, poi faccio tutta la parte conclusiva, le pubbliche amministrazioni parlano con gli altri, cioè la lingua della pubblica amministrazione è l'atto amministrativo, o nel caso in cui fanno le leggi legislative, tutto il resto è o impegno, diciamo, o analisi, ma dopodiché sull'atto amministrativo si misura nel bene e nel male l'azione di un'amministrazione. E questo in cui vi parlo sono atti amministrativi. L'intervento 3 di GR105 del 2020, 828.321 euro,
E dicevo, mi sono portato dietro la delibera, me la sono vista, sono arrivato già prima all'appuntamento, era arrivato già una mezz'ora che era sistemata un po' di carte. Tratto costiero, canale dei pescatori, stabilimento, lo citerò per darvi un orientamento, Nuova Pineta, con la riqualificazione della scogliera sommersa esistente, perché il tema delle riqualificazioni, delle scogliere che nel frattempo abbiamo realizzato, è un tema e l'avete centrato da sempre, rilevantissimo, cioè il tema di mantenere quello che c'è, anche a consuntivo della sua efficacia negli anni, consuntivo che oggi possiamo avere, perché se una cosa è stata fatta nel 95, già empiricamente si capisce come funziona, se ha funzionato, come, in che termini, si dà poi tanta serie di evidenze necessarie, non è che uno solo a occhio fa le opere, però diciamo, già questo è un tema rilevantissimo. È un nuovo pennello e un successivo rifacimento, c'è uno sviluppo lineare di 650 metri, un volume di rifacimento di 10.000 metri cubi che provengono dal litorale antistante. Abbiamo espletato la gara a fine agosto, abbiamo la determina d'aggiudicazione 18 giorni dopo, 18 settembre del 19 giorni dopo del 2020, ora siamo in fase di verifica dei requisiti di legge e abbiamo avviato la procedura di verifica assoggettabilità a via con dei termini di scadenza delle osservazioni che scadono proprio oggi. No, io non ve lo dico perché c'è una corrispondenza, ma d'altronde la data l'avete fissato voi, quindi lungi da me, diciamo, per creato questa coincidenza. Su Ostia Levante, quattro interventi sono previsti dalla DGR, stavolta 105, stiamo parlando del 2020, stiamo parlando di quasi 1.300.000 euro di interventi. Prosegue dalla Nuova Pineta, dove ci eravamo fermati prima, tra lo stabilimento Nuova Pineta e lo stabilimento Cambrino, faccio i nomi, ve l'ho detto per queste esigenze. È un rifacimento che parte dal punto precedente con la realizzazione di un pennello sommerso, un migliaio di metri di sviluppo lineare e 46.500 metri cubi di rifacimento proveniente sia dal litorale circostante sia dal dragaggio del porto turistico di Ostia. Su 46.500 metri cubi, 29.000 metri cubi sono dragati dal porto turistico di Ostia. Anche qui gara d'appalto espletata, dopo un mese la determina d'aggiudicazione, verifica dei requisiti di legge e diciamo, stiamo andando avanti. Poi abbiamo la rifioritura di 7 pennelli, 1.400.000 euro su Ostia Ponente con un importante volume di rifacimento e poi i lavori all'idroscalo di Ostia con il ripristino della scogliera posta a difesa dell'idroscalo, 1.544.000 euro, una progettazione esterna e siamo in fase di aggiudicazione della gara. Ora, questo elenchetto, diciamo, che può anche aver annoiato qualcuno, io lo capisco, però serve a dare la misura del fatto che da quel piano di azioni integrate si è cominciato a mettere in fila quello che serve e quello che no, quello che è possibile fare e quello che no, e investire dei fondi con una logica. Dopodiché, su quello che invece rimane da vedere, oltre che su quello che è stato fatto, come nel caso, diciamo, delle somme sospese, ma comunque mantenute, per vedere che tipo di intervento realizzare, io l'ho detto, noi dobbiamo, questo come altro, essere attenti e in sintonia, e io questa disponibilità la rinnovo. Adesso un minuto solo, un minuto a finire. E qua noi parliamo, però dobbiamo partire da un presupposto che parliamo di questo, di un disallineamento sempre più forte tra quello che noi capiamo che servirebbe e quello che nel frattempo è avvenuto nel mondo e sulla costa laziale. Perché la costa sia libera di agire e di modificarsi e di modellarsi solo tenendo conto di un principio naturale, noi dovremmo togliere, diciamo, staccare tutto il mondo che ci abbiamo costruito nel frattempo, prenderlo, rifare tutto, riposizionarcelo sopra, come se fosse, diciamo, un plastico, ma questo non è possibile. Dovremmo rimodificare gli strumenti urbanistici di 100 anni, diciamo di 150 anni di storia dell'Italia unitaria, più in ultimo i 70 anni di storia repubblicana, e questo non è possibile.
dovremmo, diciamo, rivedere e rimodificare le grandi infrastrutture o quelle che poi alla fine sono iniziate non sono servite, o da se può fare. Quindi partiamo da un quadro che è compromesso. Vorremmo dire filosoficamente anche naturalmente compromesso, perché poi pure l'essere umano è la natura, però non ci addentriamo in queste, no? Se no, apposta l'ho detto prima la parte della delibera e la parte concreta, che poi sono arrivata alla filosofia, se no molti di voi avrebbero pensato che, diciamo, ci era un po' intorno. Noi lavoriamo in questo quadro, quindi non è che vi dico siate pazienti e ragionevoli, perché lo siete, non c'è un invito che vi devo rivolgere, combattivi sì, però dobbiamo sapere che noi inseriamo le nostre azioni in questo quadro qui. Questo quadro non è modificabile, perché noi lo vogliamo diverso, si diversifica automaticamente. È questo, è il quadro di un'economia cresciuta e sviluppata, è il quadro dei fiumi e dei loro letti modificati, è il quadro delle dighe, è il quadro dell'insabbiamento dei canali, è il quadro di una sovra produzione di acque dolci depurate per la presenza dei depuratori che rimettono le acque in mare, e quindi di una modifica, di un'alterazione del tetto dei livelli di stabilità, è questo quadro qui. In questo quadro noi possiamo fare, però dobbiamo sapere che il quadro è questo. Se vogliamo essere concreti, dobbiamo partire da questo. E la concretezza non deve mai rinunciare all'aspirazione poi a un modello di mondo migliore, nel quale comunque queste nostre azioni devono sempre inserirsi. Scusate se sono stato troppo lungo e scusate anche se vi devo lasciare, però io a 29 stavo scritto.